Salve a tutti, nel video tutorial precedente vi ho mostrato come migliorare le prestazioni del nostro computer e vi ho accennato all'utilizzo di un programma che si chiama CCleaner che ci consente di effettuare la pulizia di file superflui all'interno del nostro sistema e di effettuare la riparazione di file all'interno del registro di sistema. CCleaner lo utilizzo io personalmente e lo trovo molto efficiente, anche pratico da utilizzare per poter tenere il nostro computer sempre in efficienza. Vediamo come reperirlo e come installarlo e utilizzare le maggiori funzionalità. Come vedete, ho aperto Google Chrome, da cui vado a cercare il CCleaner. Dalla ricerca ottengo vari risultati, da cui vado a scegliere la versione italiana. Nel nostro caso è il primo link che ottengo: scarica CCleaner, pulisci, ottimizza e potenzia il PC. Come vedete è indicato IT. Faccio clic su questo link. Così ottengo la pagina ufficiale. In questa pagina mi vengono proposte tre versioni: la Free, la Professional e la Professional Plus, che sono le due a pagamento. A noi basta la Free, che ci consente di effettuare le dovute operazioni di pulizia. Scorriamo in basso e facciamo clic sul pulsantino scarica, il pulsantino verde relativo alla versione free. Si apre la finestra per il salvataggio, scelgo di salvare sul desktop e faccio clic su salva. Una volta scaricato il software, posso chiudere il browser e vedo sul desktop il setup del nostro programma. Per installarlo, posso fare doppio clic sull'icona o tasto destro esegui come amministratore e poi seguire tutti i passi semplicemente andando avanti nell'installazione. Appena installato il software, alla prima apertura mi viene presentata questa finestra da cui posso effettuare tutte le operazioni che vedo qui elencate nella parte sinistra. La prima è il controllo integrità. Poi abbiamo la pulizia avanzata, registro, strumenti, opzioni e aggiorna. Vediamo quelle più utilizzate per poter ripulire al meglio il nostro sistema. Pulizia avanzata. Da qui andiamo ad analizzare o i programmi di Windows oppure le applicazioni che abbiamo installato. Facciamo prima Windows, clic su Analizza. Quindi otteniamo un elenco di file da eliminare e faccio clic avvia pulizia, questo pulsantino in basso a destra. Finita la pulizia, ripeto l'operazione per assicurarmi che non ci siano più file superflui. Ecco, 0 byte da rimuovere. Quindi abbiamo finito, passiamo ad applicazioni. Facciamo la stessa cosa, analizza e come vedete qui non abbiamo nulla da rimuovere. Facendo così abbiamo ripulito il nostro sistema da file superflui. La parte più importante è la riparazione dei file all'interno del registro. Quindi facciamo clic su questa icona registro. Come vedete mi si è aperto un elenco di tipi di file che possono risultare danneggiati. Facciamo clic su trova problemi. In questo caso non abbiamo nessun problema rilevato. Allorché ci fosse uno o più problemi, avremmo dovuto cliccare su Ripara problemi selezionati. In quel caso si apre una finestra per fare il backup, possiamo anche dire di no a quella finestra, e poi si riapre subito una seconda finestra dove dice Ripara file selezionati. Si fa clic su quel pulsantino e i file vengono riparati. L'operazione si ripete una seconda volta, come abbiamo fatto con pulizia avanzata, per poter eliminare ulteriori file
errori. Fatto questo, il nostro sistema risulterà più efficiente. Ritengo che questa operazione vada fatta almeno una volta a settimana per avere ottime prestazioni. Un'altra cosa che vi dicevo prima è il controllo integrità. Facciamo clic. Per poterlo eseguire, si fa clic su avanti. Ancora avanti e infine ottieni più spazio sul disco. Facciamo clic. Ed ecco alla fine il risultato. Le condizioni del tuo PC non sono ottimali. E come vediamo qui in basso ci vengono segnalate alcune cose che non vanno. Ok, quindi basta fare clic su ottimizza. Infine abbiamo il PC in condizioni ottimali. Oltre a queste operazioni che servono ad ottimizzare e a ripulire il nostro sistema, abbiamo anche altre funzionalità come strumenti che in effetti ci permette di disinstallare un programma all'interno del nostro computer anziché utilizzare il pannello di controllo, oppure fare delle impostazioni nel menu avvio, di fare l'analisi del disco, ripristinare il sistema. Ci sono anche altre funzionalità che potete tranquillamente esplorare. Poi abbiamo anche le opzioni, come le impostazioni, possiamo scegliere la lingua, l'avvio di cleaner all'avvio del computer e altre impostazioni relative ad esempio ai cookie, alle esclusioni, alla pianificazione, la pulizia intelligente e tante altre che in effetti potete esplorare e provare tranquillamente senza alcun problema. Però le funzionalità principali sono queste due, pulizia avanzata e registro. Per questo video tutorial abbiamo terminato, ci risentiamo al prossimo.